Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio segnalarvi qualcosa che è uscito un anno fa e che potrebbe darvi una mano per, diciamo, correggere i problemi di setup su Assetto Corsa Competizione. E questo in modo praticamente immediato, istantaneo. Prima di continuare vorrei giusto parlarvi di una cosina. Ho fatto un'analisi statistica di quello che è il traffico che c'è sul nostro canale YouTube sindrivers.eu e mi sono reso conto che il 58% di voi non è iscritto. Allora ragazzi, cosa state aspettando? Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così ogni volta che pubblichiamo un video, una live, eccetera, sarete notificati. Dai ragazzi, non costa nulla, è il tasto qui sotto iscriviti. Allora, detto questo, ragazzi, dopo questa piccola analisi, torniamo sull'argomento principale. Allora, sono sicuro che tre quarti di voi che mi state seguendo mi direte: Fabri, ti sei svegliato adesso, è uscito un anno fa. Però io l'ho scoperto ieri, perché non è che ho avuto modo di seguire tutte le comunità, soprattutto di Assetto Corsa Competizione. Però ieri, per esigenze di correggere qualche setup su Assetto Corsa Competizione, perché vi ricordo che c'è anche un campionato che inizia a gennaio, proprio organizzato da sindrivers.eu, e avevo l'esigenza di dover dare qualche dritta a un mio amico e sono capitato su una cosa che sul momento mi ha un po' scioccato positivamente. Allora, Aris, d'accordo? Chi non conosce Aris di Kuno Simulazioni? Questo appassionato di simulatore, programmatore di giochi, eccetera, quello che dà tutti i consigli per utilizzare al meglio Assetto Corsa Competizione, per trovare il feeling con le macchine, che vi dà consigli su setup, come fare per diventare un alieno, eccetera. Chi non lo conosce, quest'uomo che è bravissimo, che è bravissimo e che si occupa della fisica di Assetto Corsa Competizione. Bene, sapete che ha fatto? Ha creato un bot sul suo canale Discord, aperto a tutti, che vi dà dei consigli sulle modifiche del setup in base ad una semplice domanda che fate, d'accordo? E per farvi capire, intanto, per chi non sa che cos'è Discord, è un'applicazione che vi permette di accedere a dei server o personalizzare dei server per comunicare e si ha la possibilità di creare delle comunità con dei canali dedicati, d'accordo? Questo in linea generale. E i bot sono dei robots, dei programmi che danno la possibilità di automatizzare certe cose. Nello specifico ci sono dei robots che possono mettervi la musica sotto richiesta sui server oppure fare qualche compito di amministrazione o controllo di quello che si scrive. Ad esempio, se ci sono delle parole in una lista che non devono essere scritte, tipo le parolacce, può ad esempio un bot intervenire. Ma può anche darvi il benvenuto sul server, dandovi le regole di comportamento, ad esempio. Ci sono tante cose che può fare un bot e ce ne sono centinaia. E Aris, o meglio, chi per lui, per la comunità, ha creato un bot setup engineer, cioè l'ingegnere del setup. Voi con una semplice domanda, che poi c'è una lista di quello che potete chiedere, l'ingegnere, il bot, vi risponderà con una serie di modifiche che dovreste, diciamo, che dovreste fare per correggere la problematica che gli state segnalando. Ovviamente passo per passo, vi spiega bene nello specifico come fare. Quindi trovo che è una figata pazzesca che è uscita a febbraio dell'anno scorso. Io mi sono svegliato ora e siccome penso che ci sono molti che si sveglieranno come me ieri, oggi, rispetto a questo, perché insomma bisogna essere al passo, bisogna seguire, eccetera. Questo video è dedicato per chi non sa l'esistenza di questa funzionalità gentilmente offerto da Aris, la sua comunità e il suo Discord. Quindi adesso andiamo su Allora. Discord. Ok, ragazzi, siamo su Discord e nello specifico nella comunità di Aris Drivers Community. Troverete qui in descrizione ovviamente l'invito per entrare. Siamo nella comunità, quindi basta cliccare sull'invito, accettare ed aprire Discord e ci ritroviamo appunto nelle sezioni. Vedete come sono suddivise, quindi abbiamo la Welcome and Info, la Community, i server, Assetto Corsa Competizione, le news, eccetera, eccetera. E quello che ci interessa è il canale testuale, che è questo qui, d'accordo, che è riservato ovviamente a chi è entrato. E vedete Aristoteles, nostro caro Aristoteles, che dice: Setup ingegnere, ragazzi, ne avete bisogno. Quindi che cosa fa? Praticamente questo bot proverà a darvi una mano con delle, diciamo, informazioni basiche, degli spunti basici per cercare di appunto correggere il comportamento che non vi aggrada nella vostra auto.
Come funziona? Molto semplicemente io entro su appunto Setup Engineer, lo vedete qui, lo sto muovendo col mouse e qua praticamente hanno già a inizio, quindi nella cronologia appunto del canale, nella cronologia del canale testuale appunto del Setup Engineer Boards, all'inizio hanno praticamente messo quali sono le istruzioni da dare. È in inglese, ragazzi, però Google Translate funziona benissimo. Se non riuscite a capire, comunque si riesce più o meno, è abbastanza basico, quindi non è che ci sono così tanti problemi. Prendiamo un esempio così: setup understeer low speed exit. Allora, questo che vuol dire? Il comando setup due punti da richiama il bot, d'accordo? E io ho preso understeer low speed exit. Understeer è sottosterzo in uscita di curva a velocità bassa, lente. Cosa faccio? Ho copiato esattamente l'istruzione, poi magari se so scrivere in inglese me lo scrivo e lo copio qui nella praticamente barra dove si scrive, come se dovessi chattare. E guardate che succede, guardate, praticamente subito, immediatamente il bot mi risponde con ovviamente un qualcosa di predefinito, d'accordo? Prendo una lista e dice, mi ha fatto sta domanda, rispondo questo. Ma per noi è un qualcosa di veramente fantastico, ragazzi, perché immaginate, se avete un problema di questo genere qua, dovreste andare a vedere come correggere il sottosterzo, quindi c'è tutta una cosa, le molle, cose, barra antirollio, eccetera, precarico. Però attenzione perché è nelle curve lente, quindi immaginate lo studio che dovete fare. Cioè, per qualcuno che non ha esperienza a livello di gestione del setup, che non è un ingegnere meccanico tipo me, questa qua è manna dal cielo, ragazzi. Trovo che è un'idea fantastica. E la cosa che mi dispiace è che l'ho scoperta solo adesso, cioè praticamente a quasi un anno. Quindi so che chi sta continuando a seguirmi è nella stessa condizione mia, ragazzi. Quindi questo mi fa ridere perché dopo un anno. Però, siccome io l'ho scoperta adesso, ve la dico adesso. Quindi di conseguenza, che cosa succede? Dà le informazioni, dice, mi raccomando, fai attenzione che la pressione delle gomme sia ottimale, modifica un parametro alla volta, ad esempio inizia, che ne so, dice click higher front boom stop range, quindi dai un click, se non sbaglio, qui in più alle molle, poi se mi sbaglio. Non è importante, è giusto seguire quello che sono le istruzioni. E come vi ricordo, vi dicevo prima, Google Translate fa il lavoro. E poi vi dà anche delle nozioni generiche di cosa potreste modificare per venire a correggere ancora questo comportamento della macchina. Quindi abbiamo detto sottosterzo in uscita di curve a velocità basse, a basse velocità. Ad esempio, dovresti aumentare forse in negativo il camber oppure abbassare. Ed aumentare in positività il camber dietro. Sono dei suggerimenti veloci, istantanei che possono veramente darvi una mano senza perdere ore e ore e ore per cercare di diventare un ingegnere, diciamo, di pista, che comunque tra 3 giorni, avremo sicuramente dimenticato. Qui, insomma, ci dà veramente una mano. Nella speranza che questo suggerimento e che questo bot vi possa dare una mano, vi auguro buone feste, buon Natale a tutti, felice anno nuovo, noi ci rivediamo con il campionato di Assetto Corsa Competizione che inizia a gennaio. Vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta in questo video e come al solito ci vediamo prestissimo, ricordatevi, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!